Dunque, noi avevamo visto la seguente cosa. La potenza meccanica nel caso di assenza di perdite, quindi trasferita al carico, è pari alla coppia per la velocità angolare, quindi la coppia elettromotrice T e M. Per la velocità angolare, la coppia elettromotrice è la costante di coppia per il flusso del campo magnetico concatenato con l'avvolgimento del rotore per la corrente per omega. D'accordo? Quindi Tm kT per Φ F per Ia. La potenza elettrica invece assorbita dal motore è uguale a Ea per Ia, quindi Ea è la forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento di armatura, cioè l'avvolgimento del rotore. Ia è la corrente che passa in quell'avvolgimento ed è uguale a che cosa? Ea è uguale a KE per Φ F per omega per Ia. In condizioni ideali, quindi in assenza di perdite, queste due potenze devono essere uguali, tutta la potenza elettrica assorbita dall'avvolgimento di armatura, quindi dal motore, viene trasformata in potenza meccanica. Se confrontate le due espressioni, vuol dire che la costante di coppia è uguale alla costante di tensione. In presenza di perdite, invece, chiaramente la potenza meccanica sarà inferiore alla potenza assorbita dal motore perché c'è una parte che va in perdita, quindi avremo KE maggiore di KT. D'accordo. Dunque, può valer la pena velocemente vedere la rappresentazione del circuito equivalente dell'avvolgimento di armatura. Noi per il momento abbiamo considerato soltanto la forza elettromotrice indotta. Nella pratica, noi che cosa abbiamo? Abbiamo una tensione applicata. E poi abbiamo però una, questo disegno mi pare averlo già fatto, ma insomma ormai parte, mi ripeto, una componente induttiva e una componente resistiva dell'avvolgimento, e poi possiamo rappresentare la forza elettromotrice indotta come un generatore EA. Quindi in realtà c'è una differenza tra la forza elettromotrice indotta e la tensione applicata all'avvolgimento, e questa differenza è rappresentata da e questa differenza è la caduta, diciamo, sul circuito equivalente dell'avvolgimento di armatura. Quindi se io volessi beh, no, aspettate, però faccio una cosa, guardo il circuito a valle del commutatore. Aspettate, se guardo il circuito a valle del commutatore, questa V è un'alternata. Vabbè, immagino, non mi preoccupo della forma dell'alternata, insomma la tratto in questo modo. Ecco, quindi dal punto di vista del circuito equivalente, l'equazione alla maglia la scrivo in questo modo: RA più LA per S per IA più EA. Se volete, nel dominio di S bisogna che le scriva maiuscole. D'accordo. Dal punto di vista della coppia, invece, uno deve tenere presente un'altra relazione che è importante dinamicamente, ed è questa. Che differenza, anche, questa è la coppia,
elettromotrice, quindi la coppia che viene esercitata sul sull'avvolgimento di armatura, quindi sul rotore. Questa coppia può dar luogo a un'accelerazione angolare e può essere trasferita a un carico meccanico, d'accordo? Quindi anche qui possiamo scrivere un'equazione che tenga conto dei vari aspetti. Quindi la coppia elettromotrice prodotta dal motore come viene suddivisa? Beh, parte, c'è una coppia meccanica che fa il lavoro meccanico reale, e dipende dal come dire, da qual è il carico meccanico del motore. Poi chiaramente c'è una parte che serve a far accelerare la rotazione angolare, quindi si traduce in un aumento della velocità angolare, e la costante di proporzionalità qui è questo J, che è il momento di inerzia del motore, non del motore, cioè del rotore, la parte che si muove del motore, più l'albero di fatto, e anche questa è funzione della massa, della forma, eccetera, come sapete. Più c'è una componente dovuta alle perdite, che è proporzionale, come sapete, alla velocità angolare. Questa è una sorta di componente dovuta all'attrito, sono proprio perdite, no? Quindi non tutta la coppia elettromotrice si riesce a tradurre in una coppia meccanica. Per noi la parte, in questo contesto, la parte relativa all'attrito la trascuriamo, ve l'ho fatta vedere per ricordare che c'è, poi nella pratica non daremo tanta importanza, però senz'altro la coppia non solo viene trasferita, ma deve causare anche una variazione della velocità angolare, che è tipicamente la variabile che vogliamo controllare. D'accordo? Ok, allora vediamo di fare un'analisi un pochino più dettagliata del funzionamento del motore partendo da queste due equazioni. Vedete, noi in pratica per molti dei nostri ragionamenti usiamo questa equazione, cioè l'espressione della coppia e l'espressione della della forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento di armatura. Quindi teniamo presenti quelle due espressioni. Allora, mettiamoci in condizioni stazionarie, quindi immaginiamo una velocità angolare costante. Io riscrivo le espressioni di prima perché ci fa comodo averle scritte qua, in modo che spesso le possiamo utilizzare. Allora, avevo rappresentato prima l'avvolgimento di armatura. Quindi questa è una alternata di ampiezza V, RA e LA. Allora abbiamo detto V è uguale a RA più LA, ci mettiamo nel dominio di Fourier, omega, J LA omega, per IA più EA. Ok? Allora, per semplicità di calcolo e dal punto di vista pratico la cosa funziona abbastanza bene, trascuriamo questo pezzo, quindi trascuriamo la componente induttiva, concentriamoci soltanto sul carico e prendiamo IA da qui, lo scrivo in, lo metto maiuscolo così nel dominio di Fourier lo rappresento, prendiamo IA da qui e lo sostituiamo qua dentro, e prendiamo EA da qui
e lo sostituiamo qua dentro, va bene? Quindi trovo V uguale RA per T e M diviso KT phi F più e con A che è KE phi F per omega. Allora, da qui io posso ricavare omega in funzione di V. E quindi mi viene omega uguale a 1 su KE, questo è un F, phi F, che moltiplica V meno RA T e M diviso KT phi F. Ok? Allora, cambiamo colore. Dunque, immaginiamo, quindi questa espressione è chiara, immaginiamo di essere in condizioni stazionarie e quindi questa TM, se trascuriamo l'attrito, in condizioni stazionarie è uguale alla coppia meccanica che trasferiamo al carico. Quindi immaginiamo che questo sia dettato dal carico e quindi sia una costante. A questo punto noi da questa espressione sappiamo cosa succede a regime alla velocità angolare se variamo la tensione applicata all'avvolgimento di armatura. D'accordo? Quindi abbiamo questa qui, la leggiamo con una relazione omega in funzione di V. Allora, la possiamo rappresentare in questo modo. Io metto T e M qui. E omega qui. Allora, scrivo in questo modo, rappresento TM in funzione di omega adoperando V come parametro. Allora, che cosa ottengo? Una volta fissato V mi viene una retta di questo tipo, perché quando TM è uguale a 0, ok, omega è uguale a V diviso KE phi F. Quindi se questa corrisponde a una tensione V1, questa intercetta sarà V1 diviso KE phi F. Va bene? La pendenza, lo trovate facilmente, la pendenza di questa retta scritta in questo modo, TM in funzione di omega, come è fatta? Avrà K meno, quindi è negativa ed è corretto quindi averla disegnata così, quindi scrivo così, pendenza, anzi la scrivo un po' più sotto, pendenza è meno KT per KE per FF quadro fratto RA. Dal punto di vista pratico viene abbastanza verticale. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che, ed è una caratteristica questa del motore in continua, che la velocità cambia poco quando cambia la coppia erogata. In un motore in continua la coppia erogata dipende poco dalla velocità angolare. Questa retta è molto dritta. Da che cosa dipende la coppia erogata? Dipende soprattutto dalla tensione applicata. Quindi se io voglio cambiare la da che cosa dipende la velocità angolare? Dipende soprattutto dalla tensione applicata. Se io voglio cambiare la velocità angolare, mi porto su una V1 più grande, avrò una retta che ha la stessa pendenza, perché non dipende da V1 la pendenza, ma che ha come intercetta V2 diviso KE phi F. D'accordo? E così via. Quindi aumentando
la V, mi sposto in questa direzione. Da che cosa è limitata quindi la velocità angolare? È limitata dalla tensione massima che posso applicare all'avvolgimento di armatura. Quindi avrò qui una Vmax che fa parte dei maximum ratings del motore, che mi limita la velocità angolare che posso ottenere. Va bene? La coppia, come dicevo, invece è abbastanza indipendente dalla velocità. Io posso variarla più o meno quanto voglio. Da che cosa dipende la coppia? Vedete qua, immaginiamo che FF sia costante, come se fosse, com'è la situazione con un magnete permanente per il campo. Allora, TM dipende a questo punto non dalla velocità, non dalla tensione, ma dipende soltanto dalla corrente. D'accordo? Quindi qui può variare quanto voglio, ci sarà un limite perché di nuovo tra maximum ratings avrò una corrente massima che mi impone anche la coppia massima che può ottenere il motore, che sarà KT per FF per IA massima. D'accordo? Quindi io qui avrò un massimo non superabile che dipende dalla corrente massima. La corrente massima è determinata da considerazioni soprattutto di tipo termico, no? Perché ovviamente a un'elevata corrente corrisponde un riscaldamento e l'avvolgimento di armatura e di conseguenza una difficoltà di dissipazione del calore generato. Quindi sicuramente io, dovete considerare, in un motore avrò una tensione di armatura massima data dai dati di targa, una corrente massima e una potenza massima, quindi un prodotto. Quindi in questa fase sono questi due fattori che intervengono. Quindi ripeto, la coppia massima è limitata dalla corrente, la velocità è limitata dalla tensione applicata all'avvolgimento di armatura e la coppia dipende poco dalla velocità angolare. Quindi non ho sbagliato, ho detto al contrario anche stavolta. La velocità dipende poco dalla coppia. Cioè, vabbè, diciamo le due cose sono indipendenti, no? La coppia dipende dalla corrente e la velocità dalla tensione. Quindi in realtà, una volta fissata la velocità, la coppia può è piuttosto indipendente dalla velocità e viceversa. Anche fissata la coppia, la velocità dipende essenzialmente dalla tensione che applico, non dalla coppia. Le due cose sono indipendenti, diciamo. Allora, scrivo in questo modo: coppia dipende da IA, la velocità dipende da VA. Allora, questa situazione conviene un attimo ricordarlo, è una cosa che vale per FF fisso costante. Scrivo costante meglio che fisso, costante, che è la situazione che ho con un magnete permanente per il con un motore in continuo magnete permanente. Allora, la situazione cambia un po' con se ho un'eccitazione indipendente per l'avvolgimento di statore, quindi ho un avvolgimento per cui posso variare questo FF. Vi faccio notare una cosa, vedete, in pratica qua il dato di targa mi impone la velocità massima. La velocità massima del motore in continua con magnete permanente è limitata a questo valore, okay? A prescindere dalla coppia che posso voler erogare. In realtà, se ho la possibilità di variare FF, per esempio con un
avvolgimento di statore, vedete, io posso per esempio ridurre phi f, e se riduco phi f questi punti si spostano verso velocità più alte, no? A quel punto posso aumentare la velocità. Quindi cos'è? Questo è quello che si fa quando c'è una macchina, come si dice, con eccitazione indipendente, cioè che ha un avvolgimento di campo sullo statore. Macchina con eccitazione indipendente. A questo punto phi f è variabile. E tipicamente che cosa si fa? Beh, si pilota in due modi differenti, cioè si usa il flusso massimo, perché mi consente di ottenere la coppia più alta, quindi qui metto V max diviso KE per phi f. Questo è il grafico di prima, quindi questa è la coppia massima TE max, e poi, visto che ci sono, cambio colore, ho quelle curve, queste omega e queste TE, che hanno pendenza costante e l'intercetta che dipende da phi f. Quindi se phi f è variabile, che cosa si fa? Si usa phi f massimo, phi f costante e massimo in questa regione, perché, come vedremo tra un attimo, questa situazione mi consente di ottenere una coppia massima più elevata. Poi che cosa succede? Se voglio portare la velocità sopra questo valore, riduciamo phi f. Quindi riducendo phi f io posso spostarmi da questa parte, però, come vedete, mi si riduce la coppia massima che posso ottenere. Vediamo un attimo. Allora, noi sappiamo che omega è uguale a V max diviso KT e KE per phi f, giusto? Allora, se io voglio aumentare omega, riduco omega f a V max, va bene? Quindi immaginiamo di fissare una omega nuova che voglio, poniamo sia questa. Cosa devo fare? Prendo phi f e lo porto al valore V max diviso KE per omega, va bene? A questo nuovo phi f però corrisponde una coppia massima più piccola, perché se vi ricordate la coppia massima a che cosa era uguale? Era uguale a KT per phi f per la I massima, per la IA massima. A questo punto phi f si è ridotto e quindi mi viene KT per, diviso KE per VA. Questo è VA, scrivo V max, è la VA massima, no? Per I max, per IA max diviso omega. Va bene, quindi vedete, se aumento omega mi si riduce la coppia massima, quindi questa curva qua si sposta, non è più costante, diventa un'iperbole, no? Che ha come andamento KT diviso KE per V max per IA max diviso omega. Vedete, se i due K sono uguali, come nel caso senza perdite, l'espressione mi dice che questa curva è una curva a potenza costante, che il prodotto coppia velocità oppure anche V per I è costante. Quindi questa è una curva a coppia costante, adoperando l'eccitazione massima dello statore, e sopra la velocità massima ottenibile con l'eccitazione massima, io mi porto in una regione in cui posso raggiungere velocità più elevate, però con coppie
coppie massime e decrescenti. Quindi questa è la regione a potenza massima costante. Prego. La pendenza si riduce, sì, perché come abbiamo visto qua, tutti gli altri parametri sono costanti, è proporzionale a φf quadro, quindi sì, certamente si riduce. Se volessi andarla a rappresentare, insomma, per ricordarmelo, io ho anche una, ora esagero un po' per farlo più presente, ma ho anche una maggiore dipendenza della velocità dalla coppia erogata. D'accordo, va bene, questo per quello che riguarda il funzionamento del motore in continua. Vediamo la cosa dal punto di vista del controllo. E per il controllo è necessario capire qual è il modello del motore in continua. E come vediamo tra un attimo, il modello più semplice di motore in continua alla fine è un modello a polo dominante, con in realtà due poli, di cui uno molto più basso dell'altro. Vediamo com'è che si ricava. Per ricavare il modello, io che cosa devo fare? Scrivo di nuovo l'equazione del circuito equivalente dell'avvolgimento di armatura, che ho scritto già diverse volte, e a questo punto devo considerare mettiamolo in S. Dunque, ecco, e poi abbiamo detto della coppia. La coppia TEM è uguale a KT per FF per IA, e però è anche uguale alla coppia meccanica più, e qui dobbiamo tenere presente, variazioni J per S per omega. Questa omega non c'entra con S, no? Questa omega stavolta è la velocità angolare dell'albero, ok? Questa S invece viene dalla trasformata Laplace, ecco, non, qui c'è da stare un attimo attenti, non, per questo scrivo lavoro in S, no? Perché altrimenti poi mi trovo troppi omega nell'espressione, quindi lavoriamo in S. Più c'è la componente invece relativa all'attrito. D'accordo? Allora, per finire, l'altra cosa che mi serve da ricordare, tanto sono sempre queste poche equazioni con cui abbiamo a che fare, che KE e A è uguale a KE per FF per omega. Ok? Dove questa omega è la velocità angolare. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo fare la seguente cosa: ricaviamo IA dalla prima espressione e IA anche dalla seconda espressione e uguagliamo le due. Quindi dalla prima espressione, quella solo elettrica, IA è uguale a V meno EA diviso RA più LS. Va bene? Dalla seconda espressione IA è uguale a TEM diviso KT per FF, e che quindi è uguale a TW più JS più B per omega diviso KT FF. Ok, a questo punto io mi concentro su questo termine e su questo, perché voglio in pratica trovare la funzione di trasferimento tra V
la tensione applicata all'armatura e omega, la velocità angolare del motore. Ok, quindi la funzione di trasferimento più semplice, perché io controllo il motore applicando una tensione all'armatura e l'uscita importante per me del motore è la velocità angolare. Quindi metto le due cose in relazione. Nel far questo, qui c'è un omega, quindi questo lo metto dentro, questo EA lo sostituisco qua dentro, quindi vediamo un pochino, facciamo tutto e leviamo i denominatori, quindi mi viene aperta parentesi U meno, al posto di EA ci scrivo KE per phi F per omega, poi moltiplico per questo denominatore, quindi mi viene KT per phi F, uguale a questa roba, la coppia meccanica più JS più B per omega, tutto per praticamente l'impedenza dell'avvolgimento di armatura, RA più LAS, va bene? Ok, a questo punto, per ottenere la funzione di trasferimento, portiamo in evidenza tutti i termini con omega da una parte, quindi qui dunque per prima questa parte, quindi di qua c'è JS più J per S più B che moltiplica RA più LAS, e questo pezzo, poi questo lo porto di là, quindi viene un più KE KT phi F al quadrato, ok? E poi dall'altra parte gli altri termini, quindi c'è il termine più importante per me adesso, che è quello che contiene V, che è V per KT phi F, e poi c'è il termine che contiene invece la coppia meccanica erogata, che è meno, se lo porto di là, TW per RA più LAS. Va bene, allora, quindi io mi metto in questa situazione, considero il caso in cui la coppia sia costante, sia fissa la coppia che deve essere erogata, e quindi guardo la funzione di trasferimento, che ha come ingresso la tensione applicata all'avvolgimento di armatura e come uscita la velocità angolare. Quindi questo lo considero una costante, quindi di fatto questa non c'è più nell'espressione. Prendo questo come ingresso e questo qua come uscita. D'accordo? Faccio omega diviso V come funzione di trasferimento. Come viene quella funzione di trasferimento? Prima di scriverla, tanto si capisce anche da qua, vedete, viene una funzione di trasferimento che ha due poli, come vi avevo anticipato. D'accordo? Sono due poli. Un polo, vedete come sono costruiti i due poli. C'è un polo che è, c'è una parte, questo è RA più LA per S, che è dovuto che è l'impedenza dell'avvolgimento di armatura, quindi è una componente elettrica. Questo viene mescolato con una componente meccanica, perché JS più B ha a che fare con la parte meccanica del motore, e poi, quindi indipendentemente, quelle due componenti avrebbero due poli separati, e poi però i poli vengono mischiati dalla presenza del termine noto che somma e che quindi altera i poli, no? Risposta rispetto a quel valore iniziale. Comunque, vediamo di farlo insieme, di guardare tutto. Allora, funzione di trasferimento. G, chiamiamola omega fratto V, e quindi viene KT per phi F e poi, va bene, a questo punto proviamo a fare prodotto. Termini di secondo grado è J, facciamo così per semplificare un po', facciamo in modo che
il termine di secondo grado va da 1, quindi vedete qui il termine di secondo grado è j per LA, divido tutto per j per LA, così mi viene S quadro. Allora, mentre copio faccio anche questa operazione, qui divido per j LA, quindi qua mi viene S quadro, ok? Più il termine S, come è fatto? Il termine S avrà RA per j più B per LA, diviso j LA. Quindi RA per j più B per LA, diviso j LA, questo va per S, più il termine noto, c'è questo pezzo in più, KE, KT, FI, F quadro, e poi c'è BRA. KE, KT, FI, F quadro più BRA. Più KT, KE, FI, F quadro più BRA diviso JLA. Va bene. Quindi questa è la funzione di trasferimento. Cosa si può dire palesemente? Sono due poli reali a parte reale negativa, quindi chiaramente questo si vede per costruzione. Può essere interessante vedere più o meno dove sono collocati i due poli. Allora, qui il ragionamento lo possiamo fare in questi termini. Va bene, che chiaramente contiene un po' di insight del futuro, perché io ve lo articolo, insomma, è corretta come assunzione. Quindi noi abbiamo un polo elettrico che è legato all'avvolgimento di armatura, un polo meccanico che è legato al momento angolare delle parti in movimento del motore. Tipicamente il polo elettrico è molto più basso, il polo elettrico, scusate, è molto più alto del polo meccanico, perché insomma, le parti meccaniche hanno tipicamente più inerzia. Allora, io parto da una situazione in cui ho due poli abbastanza distanti, poi chiaramente i due poli si mescolano, si ibridizzano un po', perché aggiungo un termine in più, giusto? Però l'ipotesi che posso fare è che comunque mi rimangano due poli abbastanza distanti. Ok, quindi immagino, faccio questa ipotesi, che tutto sommato i poli siano abbastanza distanti e poi la verifico a posteriori, come insomma, si fa spesso. Prego. No, l'avevo detto prima. Cioè, sì, manca questo pezzo qui, ma questo pezzo lo trascuriamo, guardiamo soltanto la funzione di trasferimento omega su v, il resto diventa una parte costante, no? A t costante diventa un pezzo costante, non dà luogo a una... cioè non fa parte della funzione di trasferimento, non risponde alla variazione di ingresso. Quindi ci sarebbe quella parte costante in più, ma di fatto non dipende da quell'ingresso. Ora guardiamo soltanto omega su v. Allora, dunque, facciamo un'ipotesi di avere due poli molto diversi, e quindi per esempio che il denominatore sia del tipo S meno SM per S meno SE, dove quell'M sta per meccanico e sta per elettrico, no? Giusto? Quindi immaginiamo che i due poli siano tali per cui il polo meccanico sia in modulo molto più basso di quello elettrico. Va bene, io il polo meccanico, vabbè, per il momento lasciamo così. Se questo è vero, sapete ovviamente cosa succede: questo è il prodotto, poi qui c'è la somma dei due poli, e qui per S, quindi c'è col segno meno ovviamente, e poi c'è il prodotto. Allora, se questa ipotesi è vero, questa roba qua, il termine di primo grado, è praticamente il termine elettrico. D'accordo? Quindi io dico, ok, è questo pezzo tra parentesi. Quindi io dico, va bene, approssimativamente SE sarà uguale a RA
per j. Posso scriverlo in questo modo se volete: RA su LA più B su J, tutto col segno meno davanti. Ecco, questo termine noto invece è il prodotto dei due, quindi posso ricavare il polo meccanico come rapporto tra questo e questo, quindi mi viene in pratica il rapporto tra i due denominatori, mi viene un Kt per Ke per Φ F quadro più B RA diviso RA per J più B LA. Tutto questo di nuovo col meno davanti. Se trascuriamo B, se trascuriamo la componente dovuta all'attrito, viene praticamente, notate questa cosa, che il polo elettrico viene quello dell'avvolgimento di armatura, quindi viene 1 su tau A, cioè che è la costante di meno 1 su tau A, che è la costante di tempo dell'avvolgimento di armatura. E il polo meccanico, anch'esso viene un'espressione abbastanza semplice da ricordare, che dipende, il polo elettrico viene praticamente non influenzato dalla componente meccanica, il polo meccanico invece viene influenzato dalla componente elettrica, perché vedete compare in modo esplicito questo RA al denominatore. Questo lo posso scrivere come meno 1 su tau m. Se mettiamo i numeri tipici si vede che effettivamente l'ipotesi iniziale è verificata. Non vi faccio un conto numerico, ma insomma questo viene anche per motori molto piccoli che hanno una massa piccola, nella pratica comunque a costante di tempo meccanica è molto più alta, giusto, della costante di tempo elettrica. Quindi questa ipotesi qui viene ampiamente verificata. Vi ripeto, alla fine ci troviamo con due poli, uno che ancora ricorda molto il polo elettrico, uno che è più legato invece al polo meccanico, e ben separati. Quindi in molti casi noi lo possiamo considerare una funzione di trasferimento a polo dominante, dove il polo dominante chiaramente è quello più basso, cioè quello meccanico. Per certi altri aspetti, specialmente per quanto riguarda la stabilità, è importante andare a vedere anche che cosa fa il secondo polo, perché chiaramente un effetto ce l'ha, specialmente su margine di fase e margine di guadagno dal punto di vista della stabilità. Quindi, per esempio, se noi andiamo ad applicare una variazione a gradino di V, che cosa ci dobbiamo aspettare che avvenga della velocità? Allora, se applichiamo per V una variazione a gradino a un certo punto, noi quello che ci dobbiamo aspettare è che la velocità a un certo punto, essendo il sistema un sistema che si comporta praticamente a polo dominante, vada con una costante di tempo tau m al regime. Quindi io vedo questo andamento esponenziale transitorio con una singola costante di tempo, vedo praticamente soltanto tau m, e il regime è questo omega è g0 per v, dove g0 è il valore della funzione di trasferimento a vediamo un po' se troviamo l'espressione, a frequenza nulla. Quindi quando adesso non si vede benissimo, quando s è uguale a 0, questo rapporto mi viene, va bene, se trascuro B, è facile da scrivere, mi viene 1 su KFF. Ok, diciamo 1 su KEFF per V. In pratica, a regime V è uguale alla forza elettromotrice indotta, trascurando le perdite. D'accordo? Quindi questa è la situazione. Peraltro,
è interessante andare a vedere che cosa succede alla corrente di armatura. Se mi metto su questa scala dei tempi, che cosa succede alla corrente di armatura? Vabbè, andiamo a ricordare l'equazione, ancora più indietro vado. Vedete, la corrente di armatura, ecco, questa è quella che mi serve. La corrente di armatura è IA uguale a V meno EA diviso RA più LS, d'accordo? Allora, quindi, che cosa posso dire? Beh, su quella scala dei tempi, che cosa succede? Che all'istante 0, come dire, su quella scala dei tempi, all'istante 0 più, il polo elettrico è già completamente intervenuto, la velocità non è ancora aumentata, quindi la forza elettromotrice indotta è 0 e quindi IA è uguale a V su RA su questa scala dei tempi. Ok, quindi in pratica io vedo una situazione del genere: la velocità, la corrente sale subito, va al valore VA su RA e poi scende con costante di tempo Tm, tau m, perché man mano che aumenta omega aumenta EA e quindi diminuisce il numeratore della corrente, no? Perché la corrente è V meno EA diviso RA più LS. Quindi su questa scala dei tempi posso trascurare la costante di tempo a denominatore della corrente e ho una cosa del genere, e a regime questa corrente, beh, insomma, in realtà va a valori molto bassi, perché se B fosse uguale a 0 andrebbe praticamente a 0, no? Va bene, comunque diciamo va a valore di regime. Ora, in generale, dov'è questo valore dipende dal valore di tutti i parametri. Se mi metto su una scala dei tempi, se faccio uno zoom di questa cosa, zoom, ok, lo faccio ingrandendo questa parte, in realtà che cos'è che succede? Mi rendo conto che succede una cosa diversa, non è istantanea questa salita, ma questa salita avviene con una costante di tempo che è tau A, perché c'è quel fattore RA più LS, quindi la corrente sale esponenzialmente con una costante di tempo per arrivare a VA su RA e poi man mano scende con la costante di tempo tau M. Quindi le due costanti tempo le vedo in modo più esplicito nella corrente. Ok. Va bene, dal punto di vista pratico io tipicamente posso abbastanza ragionevolmente supporre che TA sia praticamente istantaneo, no? Poi alla fine la vera costante di tempo che limita la risposta del circuito è questo, è la parte meccanica. Va bene, allora abbiamo il modello della funzione di trasferimento del motore, adesso possiamo vedere il controllo. Innanzitutto abbiamo detto noi su che cosa agiamo per controllare la velocità. Agiamo sulla V, quindi sulla tensione applicata all'avvolgimento di armatura. Come si varia quella tensione? Beh, tipicamente si varia utilizzando un convertitore a 4 quadranti. Convertitore switch a 4 quadranti che ha un io credo abbiate visto già, ma insomma, se tanto lo rivediamo rapidamente, non è che. Allora, immaginiamo di avere la continua, quindi qui abbiamo una tensione continua diciamo a monte può esserci un'alternata, ora non ci importa niente, qua abbiamo una tensione continua raddrizzata e poi possiamo pilotarlo in questo modo con
4 interruttori. Dunque, che cosa vuol dire convettore a quattro quadranti? Vuol dire che applichiamo una tensione che può essere positiva e negativa, quindi V può essere maggiore o minore di 0 e anche la corrente può essere maggiore o minore di 0. Quindi questa chiamiamo la VA per non confonderci, e la VA è la V applicata all'avvolgimento dell'armatura. Quindi possono essere entrambe, sia positive sia negative, e con questa soluzione si riesce a fare la variazione abbastanza velocemente. In pratica com'è che si fa? Vedete, si dà una tensione innanzitutto come funziona questo ponte? Alternativamente conducono o 1 e 3 oppure 2 e 4. Quindi se 1 e 3 on, 2 e 4 off, abbiamo che VA dunque VA è uguale a meno V0, d'accordo? Per come l'ho rappresentato. E invece, ora qui bisogna stare attenti ai segni perché si fa presto a sbagliare, se 1 e 3 sono off e 2 e 4 sono on, abbiamo la cosa opposta. A questo punto abbiamo che VA è uguale a più V0. Va bene, quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la tensione VA nel tempo, se ha una certa frequenza di switching, sarà un'onda rettangolare che va da più V0 a meno V0 con la frequenza determinata dalla frequenza di switching. Chiaramente la frequenza di switching è molto più alta delle costanti di tempo del circuito, quindi come dire, l'unica quantità che viene effettivamente a essere ad influenzare il motore è il valor medio, e il valor medio è funzione del duty cycle e va da più VO a, da più V0 a meno V0, d'accordo? Quindi il valor medio della VA sarà una cosa che vale delta per V0 più 1 meno delta per meno V0. Mettiamo quindi quando il duty cycle è uguale a 1 vale V0, quando il duty cycle è uguale a 0 vale meno V0, e poi è lineare con il duty cycle, d'accordo? Quindi in questo modo io, variando il duty cycle, posso variare la tensione applicata. E il duty cycle come viene variato? Immaginate, io non sto a fare tutto il disegno, ma com'è che si fa? Si applica da una parte, in un comparatore si manda una tensione triangolare e si confronta con una tensione di controllo. Quindi al variare della tensione di controllo nel confronto con la tensione triangolare abbiamo come uscita del comparatore un'onda quadra, un'onda rettangolare con duty cycle variabile, d'accordo? Quindi senza stare a fare il disegno, quell'aspetto è facilmente intuibile.
D'accordo, per come è costruito non c'è nessun vincolo sulla direzione della corrente, per cui questo tipo di convertitore supporta, diciamo, correnti sia positive sia negative, tensioni di nuovo sia positive sia negative. Perché questa cosa è importante? Ecco, vedete, mi sono scordato una cosa di farvi vedere, perché aspettate, vediamo un pochino. Questo dovevo fare. Perché è importante l'aspetto a 440? Questo non ve l'ho detto. Perché in frenata abbiamo un comportamento da generatore. Di nuovo, trascuriamo un attimo la parte induttiva, no? Se io scrivo così, va bene, allora EA dipende soltanto da omega, va bene? Quindi se per esempio, scusate, TM è uguale a KT phi F IA, allora, questo si capisce. Se per esempio io abbasso la tensione applicata sotto il valore della forza elettromotrice indotta, d'accordo? Beh, la velocità non cambia istantaneamente, quindi la forza elettromotrice indotta, che dipende solo dalla velocità, rimane diciamo a tempo 0 più uguale. Se VA la riduco in modulo rispetto a EA, che cos'è che succede? Che la corrente comincia a scorrere nella direzione opposta, diventa negativa. Se la corrente diventa negativa, la coppia diventa negativa e quindi si svolge un'azione frenante, perché la coppia è proporzionale anche alla, vi ricordate, la coppia è TW più J omega primo più B omega, no? Quindi se questa diventa negativa, mi diventa negativa la variazione della velocità angolare, quindi sto frenando. Ok? Quindi ho una frenata quando la EA è positiva, ma la IA è negativa. In questo caso vuol dire che mi sto assorbendo, sto generando energia, il motore non assorbe potenza, ma la sta erogando. Ha cambiato il segno, la potenza. Quindi, per questo in frenata un motore in continua si comporta da generatore. Questo si capisce anche dall'espressione in assenza di perdite TM per omega uguale a A per IA. Quando io cambio la coppia ma non cambio la direzione della velocità, ho una potenza meccanica negativa, quindi il motore sta funzionando a freno e quindi invece di assorbire potenza la eroga. Va bene. Stesso discorso potrei avere con una EA negativa e una IA positiva. EA negativa vuol dire che il motore sta girando nell'altro senso, però se la IA è positiva vuol dire che la coppia agisce nella direzione opposta al verso di rotazione del motore, quindi di nuovo sta frenando ma nell'altra direzione. Quindi in pratica io ho un comportamento interessante a quattro quadranti, cioè se guardo l'asse, il piano coppia velocità, di qua come vedete qui, quando la coppia è positiva la IA è positiva, no? Quindi la IA è positiva, quando la coppia è negativa la IA è negativa, e invece EA è proporzionale a omega, quindi quando omega è positivo EA è positivo, quando omega è negativo EA è negativo. Quindi in questa regione sta funzionando come motore, quindi assorbe potenza. In questa regione sta funzionando come motore, che assorbe potenza elettrica ed eroga potenza meccanica, e la differenza tra i due quadranti è semplicemente la direzione di rotazione, il verso di rotazione. Invece in queste due
parti sta funzionando come freno generatore. Perché vedete la potenza non viene assorbita, perché è negativa, viene erogata. Quindi ho tutto l'interesse a poter far funzionare il motore in continuo in tutti e quattro i quadranti, perché mi fa comodo poter cambiare il verso di rotazione e mi fa comodo recuperare energia in frenata. Questo torno un attimo sul discorso del convertitore a quattro quadranti per farvi notare una cosa. Allora, io che vi ho detto in pratica quello che conta quando si fa un pilotaggio in questo modo è il valore medio, no? Perché dal punto di vista meccanico il motore ha un'inerzia tale che non si accorge queste variazioni veloci della tensione applicata. Oh, questo è vero in prima approssimazione, come sempre. Ora, è interessante vedere che cosa succede in seconda approssimazione, perché se andiamo a vedere con un pochino più di dettaglio, va bene, il motore meccanicamente è lento, però dal punto di vista elettrico è veloce, quindi non è esattamente uguale applicare un'onda rettangolare e applicare una tensione continua. Vediamo qual è una variazione, una differenza piccola, però vale la pena guardarla insieme un po' per rendersene conto. Vi dico dove si va a finire e poi lo guardiamo, poi vediamo insieme. Mi dà luogo a delle vibrazioni, vibrazioni causate da da un ripple sulla coppia generata. Per quale motivo? Perché vedete, quando la tensione è alta, in pratica io, se mi concentro un attimo sull'induttanza, non voglio fare il conto dettagliato, voglio fare un conto di massima per farvi rendere conto della cosa. Se mi concentro sull'induttanza, ora trascuro un attimo l'aspetto delle perdite in RA, che cosa vedo? Vedo che quando V è positivo, è più grande di EA, diciamo che all'equilibrio all'incirca il valore medio di V è circa uguale a EA. Quando V è più grande, vuol dire che sull'induttanza applicata la tensione positiva e quindi la corrente nell'induttanza cresce, d'accordo? Quando la V è negativa, invece applicata la tensione negativa sull'induttanza, e quindi la corrente nell'induttanza decresce. Quindi quando io ho quest'onda rettangolare sulla tensione applicata, mi trovo ad avere un'onda triangolare sulla corrente, d'accordo? Quindi vediamolo un pochino più analiticamente. Io scrivo questa espressione. Allora, mi metto in funzione del tempo. V di t uguale, e questo lo trascuro. Non voglio, ora mi dà noia, non lo voglio considerare. Quindi qua mi viene LA DIA su DT, ok, più E con A di T. Allora, per il momento suppongo che questo sia vediamo un po', suddividiamo parte costante e parte variabile, quindi questa V la scrivo come una parte costante più una parte alternata, va bene? Non alternata, perché non è, sì, alternata perché è valore medio nullo, no? Ok, chiaramente la media è tutta dentro V, quindi questa è una parte alternata, ci ho messo una A per indicare che è alternata. Poi io che cosa ho qua? Ho la parte variabile della corrente e questo qua per il momento, questo è uguale. Questo qua per il momento lo trascuro perché dico, vabbè, supponiamo che l'inerzia meccanica sia tale che la velocità non cambia e quindi non cambia neanche l'ampiezza della forza elettromotrice indotta.
Quindi questa parte rimane costante, la chiamo EA. Allora, che cosa succede? Beh, se questa qui eguaglia questa, la parte variabile della tensione si traduce in una derivata della corrente, quindi una variazione della corrente. Nel caso peggiore, che cosa succede? Che io ho una tensione applicata 2V0, che è la variazione massima che posso avere nell'escursione, e in un semiperiodo questo mi dà luogo a un LA per una variazione massima nel semiperiodo delta IA diviso T mezzi. Ok? Questo è il caso peggiore in un semiperiodo. Va bene. Allora, da cui io posso ricavare quant'è la variazione peggiore che mi posso aspettare sulla corrente. Questa delta IA sarà 4 volte, no, questo Q2 si semplifica col 2, quindi sarà V0 diviso F diviso LA. D'accordo? Questa variazione sulla corrente chiaramente si traduce in una variazione sulla coppia, perché T è proporzionale a IA, quindi avrò una variazione sulla coppia che sarà KT per phi F per delta IA. Quindi ho un ripple sulla coppia, e questa è l'ampiezza del ripple in un caso abbastanza pessimistico, perché in pratica ho messo l'escursione massima su un semiperiodo, però è ragionevole per cogliere l'ordine di grandezza. Quindi ho un ripple sulla coppia che tipicamente si traduce in vibrazioni meccaniche, quindi è un effetto che si vorrebbe cercare di limitare. Si capisce anche in che modo si può limitare dando un'occhiata a quell'espressione. Per esempio, una cosa che si capisce bene è che si riesce bene a evitare se si aumenta F, aumentando la frequenza di switching, aumentando F il ripple si riduce. Questa è una soluzione. L'altra soluzione è aumentare LA, quella è un pochino più come dire, delicato, perché LA ha altre conseguenze sulla funzione di trasferimento del motore, perché diciamo, se aumento LA aumenta la costante di tempo elettrica del motore. Però comunque c'è l'effetto evidente di miglioramento che si ottiene spostando più in alto la frequenza di switching. Ok, mettiamo tutto insieme adesso e arriviamo al controllo di motore, al circuito, diciamo a ciclo chiuso di controllo di motore in continua. Allora, a noi interessa un controllo di tipo preciso, che è servomotore, quindi per il quale vogliamo controllare con precisione la velocità angolare. Allora, come si fa di solito? Beh, più o meno possiamo mettere insieme un po' di concetti che abbiamo già visto e vediamo lo schema blocchi. E tipicamente io qui ho una velocità angolare desiderata, impostata dal comando. Questa è la velocità angolare rilevata dal motore con un sensore di velocità, essenzialmente. Faccio la differenza tra i due, la differenza mi dà l'errore attuale, e come abbiamo visto l'errore attuale lo possiamo mandare a un controllore P. Tipicamente non c'è da aggiungere in questi casi la parte derivativa, perché comunque praticamente è un sistema a polo dominante il motore. Da questo noi che cosa usciamo? Usciamo con un dato che è il duty cycle da applicare, oppure la tensione di controllo, che va a un convertitore di CDC del tipo a ponte che vi ho fatto vedere prima. Quindi questo qua modula questa è la parte VC, no? che agisce direttamente sul duty cycle, e quindi controlla il duty cycle dell'onda quadra che viene applicata direttamente all'avvolgimento
di armatura, quindi questo va direttamente al motore. Ok, questo è il motore. Poi meccanicamente il motore, beh, questo è l'albero del motore, viene applicato al carico e poi sopra il carico, sopra l'albero, mettiamo il sensore che misura la velocità. Il sensore che misura la velocità fornisce la velocità direttamente al controllore. Quindi questa è la situazione. Chiaramente qui c'è da aggiungere qualcosa, ancora non ho completato tutto, però aspettate, facciamo una cosa, visto che state ancora disegnando, fatemi togliere questo perché devo aggiungere un pezzo nel mezzo. Quindi lascio un po' di spazio perché devo aggiungere una cosa ancora qua nel mezzo, ok? Allora, quindi questa parte qua del controllo PI e della sottrazione in pratica viene fatto tutto digitalmente dentro un microcontrollore, no? In pratica qua questa omega può essere un dato che dal sensore esce già in forma digitale, attraverso quindi un'interfaccia digitale viene passata al microcontrollore, può essere un SPI, un I4C, insomma una seriale, quello che è, oppure può essere un dato analogico che viene fornito al microcontrollore in forma analogica, quindi il microcontrollore avrà tra le periferiche un convertitore analogico-digitale per importare il dato. Poi questa parte dell'operazione sono poche righe di codice in un microcontrollore. Quindi questa parte è la parte di potenza, di elettronica di potenza classica, quindi c'è una tensione, questa tensione di controllo viene comparata internamente con un generatore di onda triangolare per estrarre un'onda rettangolare che di segnale che pilota gli interruttori di potenza che danno poi in uscita del convertitore DC-DC una tensione associata a una potenza elevata rettangolare per alimentare l'armatura del motore. D'accordo? Allora, tutto qua. C'è un altro pezzo che manca qua dentro, è l'aspetto di verifica dei maximum ratings, quindi in particolare tensione e corrente massima da applicare all'armatura. La corrente massima viene, scusate, la tensione massima viene intrinsecamente limitata dal convertitore DC-DC perché va da un valore più V0 a un valore meno V0, si fa in modo che il più V0 nel caso di duty cycle uguale a 1 sia, come dire, al massimo pari al valore di targa, al valore massimo sopportabile di tensione di armatura. Quindi, diciamo, la tensione applicata all'armatura è intrinsecamente limitata da qua. Non è vero per la corrente, che perché la corrente può essere, no, cioè al momento non è limitata. Immaginate, vi ricordate la corrente che cos'è? È V meno EA diviso l'impedenza del primario. Se per qualche motivo il motore viene bloccato, quindi non si muove, non gira, non c'è forza elettromotrice indotta, quindi tutta la il controllore dà la massima tensione perché vede il massimo errore tra velocità impostata e velocità attuale, quindi fornisce la massima ampiezza di tensione in uscita, quindi abbiamo la massima ampiezza di tensione diviso l'impedenza dell'avvolgimento, la corrente sicuramente è superiore alla corrente massima sopportabile. No. Quindi è chiaro che non essendo controllata in nessun modo la corrente, va imposta almeno una limitazione che faccia sì che nel caso in cui la corrente raggiunga il valore massimo, il convertitore abbassi la potenza fornita, abbassi la tensione. Quindi qua che cosa si fa? Si misura la corrente, questo blocco qui serve a inserire, questo è il simbolo che si usa per dire qua inserisco una spira per misurare la corrente. Quindi qui misuro la corrente IA nell'avvolgimento, la vado a confrontare, ops, la vado a confrontare con una corrente impostata I massimo, che è il dato di targa,
se viene più elevata, si agisce direttamente qua. Si abbassa la tensione fin tanto che la corrente non scende di nuovo sotto il valore desiderato. D'accordo? Ora, dal punto di vista logico, si può inserire sia qui il limitatore, ma tipicamente più spesso recentemente viene fatto qua dentro, cioè questa dentro la parte digitale. Questa parte qui è la parte digitale che viene fatta dentro un microcontrollore, quindi al microcontrollore deve arrivare istante per istante sia la corrente nell'armatura sia la velocità angolare. In alternativa si può fare un controllo direttamente sulla corrente. Quindi qui il controllo viene fatto sulla tensione e la corrente viene limitata, oppure si può direttamente imporre la corrente nell'armatura, poiché la coppia è proporzionale alla corrente, imponendo la corrente si impone la coppia. Okay? E per esempio si può fare così, bisogna fare un doppio loop. Doppio loop, un doppio ciclo con controllo di corrente. Vi faccio vedere anche questo. Mi sa che finiamo con questo. Dunque, la situazione è abbastanza simile. Che cos'è che cambia? Beh, qua ho la velocità che desidero, questa è la velocità attuale misurata. Confronto le due in modo da avere un errore. Qui ho un controllore proporzionale integrativo. Ecco, stavolta come uscita del controllore ho una coppia, no? Una quantità che è proporzionale alla coppia che devo impostare. Ora immaginate, questo viene fatto tutto dentro due linee di codice, però lo espando per farvi capire la cosa. Vabbè, qui se divido per KT per phi F, questa è la corrente, no? Perché io quindi dico, se l'errore è positivo, devo aumentare la coppia. Quindi questo il IMI aumenta la coppia. Aumentare la coppia vuol dire aumentare la corrente. Quindi qui adesso questo mi dà una coppia, questo mi dà una corrente impostata. Ecco, e qui dentro io confronto la corrente nell'avvolgimento di armatura con la corrente misurata e lì sta il secondo loop. Quindi vedo qual è l'errore sulla corrente e poi lo inserisco in un circuito di controllo che può essere un tolerance band oppure un fixed frequency, frequenza fissa. Adesso vi spiego di che si tratta. Questi sono due meccanismi diversi per generare l'onda rettangolare che poi viene passata. Questa è l'onda rettangolare che controlla i switch, che controlla quindi gli interruttori, che viene passata poi al convertitore DC-DC che genera con lo stesso duty cycle l'onda rettangolare diciamo, a cui è associata la potenza che viene inviata al motore. Quindi questo è l'avvolgimento di armatura, questo è il motore, di nuovo questo è il carico. E questo è il sensore da cui riprendo. Ora ho fatto un po' tutto microscopico perché qui prendo la corrente e qui prendo la velocità. Questo è il motore. Quindi in un caso io modifico la tensione, in questo caso io impongo la corrente. Vedete, il ciclo chiuso è fatto sulla corrente. Come funzionano questi due meccanismi? Sono alternativi, la banda di tolleranza e il controllo a frequenza fissa. Vediamoli rapidamente. Tolerance band,
probabilmente già l'avete incontrata. Io ve la faccio vedere un attimo che cosa fa qui dentro. Anche questo è tutto, viene svolto tutto in modo digitale, no? Allora, vediamo dal punto di vista grafico. Allora, io ho qui il tempo. Immaginate che in funzione dell'errore che ho rilevato, qui ci sia, questa sia la corrente di armatura desiderata. Va bene? Allora, nella pratica il convertitore DC-DC o applica più V0 o applica meno V0 all'armatura. Quando applica più V0, la corrente nell'armatura sale a rampa, quando applica meno V0 scende a rampa. Allora, la tolerance band che cosa vuol dire? Vuol dire facciamo il switching sulla base di un confronto tra la corrente attuale e la corrente desiderata. Fissiamo la banda di tolleranza, che è questa. Quindi diciamo una delta IA centrata intorno al valore desiderato. Quindi abbiamo una specie di comparatore con isteresi qua tra i due. E che cosa facciamo? Quando la corrente sale e raggiunge il limite superiore alla banda di tolleranza, facciamo il switch. Quindi prima applichiamo più V0. Quando raggiunge il limite superiore alla banda di tolleranza, facciamo il switch e portiamo quindi a meno V0. Quindi la corrente scende. Quando arriva al limite inferiore della banda di tolleranza, facciamo il switch di nuovo e quindi varia in questo modo. Quindi di fatto controlliamo il massimo errore tra la corrente che desideriamo e la corrente attuale. D'accordo? Chiaramente più è stretta la banda di tolleranza, più frequente dovremo fare il switch. Quindi va un pochino, come dire, calibrato in modo che non avvenga troppo frequentemente. In pratica una cosa del genere si fa adoperando un comparatore con isteresi. L'ampiezza dell'isteresi, quel più o meno, in realtà può essere quel più o meno va, per esempio, a un comparatore con isteresi, la cui isteresi è larga quanto è larga la banda di tolleranza. Questo è il meccanismo. Chiaramente è un meccanismo che non è a frequenza fissa perché gli istanti di switching sono determinati da quelle derivate e dalla banda che ho impostato. Quindi non ho fissato la frequenza di commutazione. La frequenza di commutazione è il risultato di altri fattori. Quindi, per esempio, in funzione di quella che è la velocità angolare, cambia la forza elettromotrice indotta, quindi cambia anche la pendenza delle curve. Quindi, durante il funzionamento del motore, la frequenza di switching cambiano. Okay, questo è un meccanismo. L'altro meccanismo a frequenza fissa invece è a frequenza fissa, come dice il nome. Quindi in pratica c'è un'onda triangolare che mi impone gli istanti di che mi impone la frequenza di commutazione e quello che posso fare è semplicemente modificare il duty cycle. Fixed frequency. In pratica questo schema qui com'è che cioè questo blocco qui, com'è che è fatto? Vabbè, per non perdere il filo, rappresento IA, il comparatore IA e meno IA. Eventualmente ho anche qui un convertitore, un controllore PI. E poi qui ho il confronto tra una tensione triangolare e come dire, il segnale che ottengo come uscita dal controllore PI. Qui tipicamente ho un comparatore con isteresi e poi ho il DC-DC converter.
In pratica, quindi, che cosa? Dunque, questo in realtà no, aspettate un attimo, no, qui con isteresi non c'è bisogno. Non c'è, aspettate, faccio una. Non c'è bisogno di mettere l'isteresi qua. Anzi, potrei far così. Potrei semplicemente mettere un comparatore. È la stessa cosa. L'isteresi non è necessaria stavolta. Posso mettere un comparatore. Quindi qui chiaramente questa è un'onda triangolare, no? Quindi ho un'onda triangolare confrontata con un valore costante. Quindi qui c'è un'onda triangolare che è un'onda rettangolare, no? Che mi serve per pilotare il convertitore DC-DC. Quindi che cos'è che cambia? In pratica quello che cambia è che qua il controllo sulla corrente si traduce in un controllo sul duty cycle di un'onda rettangolare a frequenza fissa. La frequenza imposta alla frequenza dell'onda triangolare quindi assomiglia al caso precedente, soltanto che è stato inserito anche un loop sulla corrente. Ok? Ripeto, assomiglia al caso precedente, solo che è stato inserito anche il loop sulla corrente. Questa roba qua va a infilarsi al posto del blocco fixed frequency. D'accordo? Quindi c'è un controllo preventivo sulla velocità angolare che mi fa variare la corrente di armatura desiderata e poi viene imposta attraverso questo ciclo interno la corrente di armatura. Quindi ripeto, la velocità angolare mi fa selezionare la corrente d'armatura che viene imposta attraverso un ciclo ulteriore. Con i cicli innestati bisogna stare attenti, perché dal punto di vista della stabilità ci possono essere problemi, quindi vanno fatte un po' di verifiche. Per esempio, se il motore effettivamente è veramente a un circuito a polo dominante, quindi si può veramente trascurare il secondo polo, io non mi sto a preoccupare del fatto di aver messo due controllori PI innestati, no? Però se il secondo polo conta, avere un integratore e un altro integratore potrebbe farmi peggiorare molto l'immagine di fase, quindi magari potrei togliere uno dei due, no? Quindi questo ora è un ragionamento che non ha senso fare in questo momento, ecco, però potrei dover togliere uno dei due integratori per non peggiorare troppo l'immagine di fase se il motore ha già due poli, se il secondo polo non è completamente, come dire, trascurabile. Va bene. Allora, io ho fatto quello che volevo su questo argomento. Dobbiamo ancora vedere soltanto il motore sincrono, che diciamo negli ultimi ormai 20 anni è diventato un tipo di motore importante anche per applicazioni di tipo automazione industriale a bassa potenza. E questo lo facciamo nel pomeriggio, probabilmente non abbiamo bisogno di tutte le due ore, però insomma cominciamo alle 2:30 e finiamo appena abbiamo fatto. Ok, ora è inutile cominciare perché tanto riusciremo soltanto a cominciare i discorsi. E con questo poi si conclude. Con il prof Bagnoli avete già finito, ovviamente abbiamo finito all'ultimo momento utile, quindi non si può fare altro. D'accordo.